Cari amici, buongiorno. Ci ritroviamo ovviamente nello spazio, non che siamo astronauti, però ci troviamo almeno uno. A me sembra che siamo in una selva oscura. Vabbè, prima ancora di andare nella selva oscura, siamo nello spazio, dai. Io come cosa c'è da dire, come inizia questa trasmissione? Beh, qua ci stanno due esigenze. Una, non diciamo portare l'ambiente a sotto zero. Noi siamo già a meno uno qua al bar, però il bar è una cosa seria in questo momento. Invece lei ci sta a zero. Ecco, però nello stesso tempo non possiamo, e io ripeto personalmente, poi ognuno esprime il proprio parere, non possiamo non parlare di cose che attengono al calcio in maniera corretta, in maniera basando quello che è la realtà. E oggi siamo tutti platonici, perché tra l'altro gli amici romani antichi dicevano amicus Plato sed magis amica veritas, significa d'accordo sulla filosofia ma soprattutto la verità. La verità, piaccia o non piaccia, la verità ci dice che dopo due partite di campionato noi abbiamo zero punti. Cerchiamo di tirarci sul morale con questi due magnifici aperitivi, rosso per Mauro e giallo per Vittorio, è il mio solito caffè. Però non possiamo prescindere da quello che è successo domenica e dalle difficoltà che ci stanno. Io, e lascerò adesso il dibattito ai miei amici, penso e ne sono fermamente convinto che il Lecce abbia in questa prospettiva di campionato di Serie A non tenuto conto di determinati obiettivi. Il Lecce, a mio parere, aveva bisogno di un consolidamento, invece ha fatto un rinnovamento con tutti i rischi che il rinnovamento comporta. Sì, Mario, hai ragione. Noi ne parlavamo alla fine del campionato che il Lecce non aveva bisogno di molti giocatori, ma aveva bisogno di 5-6 rinforzi, 5-6 titolari di livello di Serie A oppure di Serie B, però buoni, di classe, che potessero elevare il tasso tecnico della squadra. Invece ne sono arrivati 13, vedremo il valore di questi 13. Intanto la situazione non è bella, prime due partite, due sconfitte, però la prima era preventivata, Mario, a Milano con l'Inter alla prima giornata non si poteva, avevamo il 90, secondo me oltre il 90% per la sconfitta e avevamo un 5% per il pareggiare e un 1 o uno 0 virgola qualcosa per la vittoria, quindi era una partita scontata. Speravamo molto di fare i tre punti col Verona, cosa che non è riuscita. Non è riuscita, e allora facciamo una cosa, Mario, consideriamo sia l'Inter e sia quella col Verona due partite ancora di precampionato, ancora calcio d'agosto, anche se l'abbiamo giocata a settembre. Quindi consideriamo che il campionato del Lecce deve ancora iniziare. Gli amici che mi hanno visto mi perdoneranno se ho richiesto lo zucchero, perché in effetti è così amara questa trasmissione, non posso aggiungere l'amaro del caffè. No, quello che hai detto te va un pochino approfondito, nel senso che noi l'anno scorso alla fine del campionato ci sembrò di dire una cosa così ovvia, così facemmo anche gli esempi del Frosinone e del Benevento che rinnovando completamente la squadra si erano messi nei guai veramente, guai assoluti. Noi dicemmo la squadra sta bella perché è una squadra che è armoniosa, divertente, è una squadra che fa veramente bel gioco, quindi al più miglioriamo qualche giocatore, le fasce, noi dicemmo, ma però il centrocampo e l'asse centrale, diciamo, della squadra andava bene, quindi bisognava semplicemente fare delle correzioni in meglio. Quest'anno è come quando si dice che è deceduto qualcuno, stava bene, per star meglio qui giace. La stessa cosa, finisco, non è possibile che noi abbiamo veramente snaturato quel giocattolo meraviglioso che aveva creato, che poi l'aveva creato l'allenatore, non è che l'avesse creato un altro. Io non riesco a capire, devo dire la verità, ci sono cose che sono al di fuori della mia portata. Se una squadra gioca bene, puoi sostituire il giocatore con uno meglio,
ma farla giocare alla stessa maniera, perché questo è il gioco bello che tu hai creato. Beh, evidentemente per adesso non vanno bene le cose, auguriamoci che con queste innovazioni, perché noi siamo sempre creativi, abbiamo sempre bisogno di sperare in qualcosa. Mauro, io non so cosa ci può riservare il futuro, io dico, mi rifaccio a quello che ci ha riservato prima e mi rifaccio a quello che è. Non sto dicendo niente di nuovo, se non riconfermo il mio convincimento, che è uguale al tuo. La squadra andava potenziata per una serie, andava consolidata per fare almeno il primo anno. Consolidata è il termine giusto. Non andava innovata, perché l'innovazione è una scommessa e tante scommesse si possono pure perdere. Ora, siccome Vittorio ha detto già dei 13 acquisti, e allora io aggiungo che non si tratta dei 13 acquisti soltanto, ma il Lecce dispone di una rosa di 31 giocatori, i quali 31 giocatori sono un'enormità in campo, in Serie A, già per una squadra sbagliato. Come il Lecce. 13 dei quali non gli acquisti si hanno bisogno di eventuale conferma, cioè sono una scommessa. Così abbiamo la scommessa di Lapadula se si ripiglia, così abbiamo la scommessa di Babacar che fino all'ultimo giorno non voleva venire, poi l'ultimo giorno non è venuto, ha fatto i cuoricini su Instagram dicendo che la sua aspirazione massima è venire a Lecce, ormai anche questo è qualcosa di scritto. Io vorrei ricordare agli amici che noi in altri tempi siamo retrocessi in Serie B avendo in squadra dei signori giocatori che si chiamavano Tomovic, che ancora calca i campi della Serie A, che si chiamavano Quadrado, che gioca nella Juventus, che si chiamavano Muriel, che gioca in Serie A, eppure non ce l'abbiamo fatta. Mario, allora, Mario, come ho detto prima, noi facciamo il campionato nostro, non è iniziato ancora. Le prime due partite consideriamole ancora calcio d'agosto. E cominciamo innanzitutto ad abituarci alle sconfitte, perché le sconfitte quest'anno saranno un po' di più dell'anno scorso. L'anno scorso già con un campionato vinto sono state 8, sono state un po' troppe veramente, però quest'anno saranno molte di più di 8. Possiamo arrivare, secondo calcoli miei, a 18 sconfitte. A 18 sconfitte, restano 20 partite altre, delle quali 10 le dobbiamo vincere e 10 pareggiare. Quindi 10 vittorie e 10 pareggi ci portano a 40 punti e ci salviamo. Quindi 10 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte. Va bene? Sei d'accordo? È vero, è verissimo. Posso dire una cosa, scusami. Io sarei contento di farne 33-34 punti. Quest'anno. No, non bastano, non bastano. Bastano! Quest'anno ci sono squadre che non faranno punti, vabbè, avranno difficoltà vabbè, a marcare vero, la classifica. È vero, ci saranno squadre. Però non fare come qualche amico mio che è proprio avantieri. Dopo la sconfitta ci siamo incontrati a parlare, abbiamo preso un caffè. La prima cosa che mi ha detto: Mario, ti vedo un po' pessimista, tutto sommato all'ultimo posto con noi c'è la Fiorentina, c'è la Sampdoria, al che io ho risposto: scusa, vorrei sapere da te quante settimane pensi che saranno in nostra compagnia, oppure quanto prima se ne andranno. Mi sembra pure ovvio questo discorso. Comunque io voglio riferirmi come al solito ai fatti, e siccome non voglio capire niente di calcio, sono un tifoso di quella che va, è entusiasta perché mi piace la Serie A, mi piacciono i giocatori che la compongono tutti, leggo però, perché non posso esimermi dal leggere, questo non mi si deve negare, che nelle parole di mister Liverani c'è una grande delusione. Abbiamo perso tutti i duelli, non è stato un problema di singolo, giocando così non faremo punti. Dopodiché dice: dobbiamo fare qualcosa di straordinario per fare punti in Serie A. O capiamo questo o non andiamo lontano. Allora io mi pongo la domanda: devo essere io a spiegare alla squadra che o capiamo questo o non andiamo lontano? Perché detto dal tecnico mi sembra quantomeno uno scaricare delle responsabilità. Guarda, perché? Mario. Perché se lui dice non hanno capito, allora non lo so, i casi sono due. O si è spiegato male o non hanno capito veramente. La disposizione della Lega circa gli anticipi e i posticipi del campionato manca a farla apposta, è uscito a pagina 27 del quotidiano di Lecce un bell'articolo, ma soprattutto una bella cartolina, diciamo, in cui ci stanno le partite che i giallorossi debbono fare dalla terza giornata alla sedicesima giornata. Beh, ve ne leggo qualcuna, in maniera che anche voi possiate fare riferimento a qualcosa. Terza giornata, Torino-Lecce. Di seguito, quarta giornata, Lecce-Napoli.
tremo un pochino. Quinta giornata, Spal Lecce, vorrei l'esploit. Sesta giornata, Lecce Roma, comincio a avere dei dubbi. Settima giornata, Atalanta Lecce, anche. Ottava giornata, Milan Lecce. Nona giornata, Lecce Juventus. Dico, è vero, noi diciamo siamo fermi alla seconda giornata, dimentichiamo tutto, ma non dimentichiamoci che questa è un'impresa titanica già dalla seconda giornata in poi. Mauro. È vero, la situazione può essere drammatica, io dicevo un'altra. Ma si rischia di sulla carta si rischia di arrivare alla giornata a zero punti. Mamma in altra mia. Sede dicevo che noi rischiamo di fare come quello che ha fatto il Benevento e il Frosinone, che nelle prime 10 partite, proprio per la stessa cosa che sta succedendo a noi, per i troppi cambi fatti, non riuscirono neanche a marcare la classifica. Io mi auguro di no, perché ma come si fa, ragazzi? Speriamo, io guarda, ora non faccio più, non metto più limite alla provvidenza. Si va a Torino, speriamo che sì, ma indubbiamente. Ma è chiaro, speriamo che perché ce lo auguriamo tutti, anche perché il mio amico Vittorio, noto statistico, perché lui non può tirarsi indietro, la statistica questo se la mangia mattino, pomeriggio, sera e qualche volta pure la notte, mi insegna e mi dice che delle tre squadre neopromosse quasi sempre due sono retrocesse subito, si salva una sola delle tre. Ora qua dobbiamo scegliere fra Lecce, Brescia e Verona, le neopromosse, quindi stiamo belli attenti e vediamoci pure sto calendario. Mario, è vero quello che sta dicendo, sono vere le statistiche dicono questo, però non dobbiamo spaventarci, siamo alla seconda giornata, ho detto che il campionato non è del Lecce, non è iniziato, perché se noi guardiamo veramente le partite che ci aspettano e la situazione e la partita di col Verona, ci dovremmo demoralizzare, arrenderci, ritirarci dal campionato. Ma noi invece è vero, hai ragione. E invece non è così. Ma se avessi visto col Verona una squadra molto combattiva, molto, e la condizione che non mi è piaciuta col Verona, prima a Milano errore. No, abbiamo giocato perché l'Inter ci ha fatto perché giocare, poi ci ha segnato quattro gol da fuori area, poi ha segnato ogni volta che tirava fuori, quindi è così. Io direi un'altra cosa, avete fatto caso, ecco perché dico, non dobbiamo soltanto valutare con l'entusiasmo del leccese che deve giudicare il Lecce, che quindi è portato ad essere, io piglio un giornale di Milano, la cronaca sportiva di un giornale di Milano, ho letto il voto dato al mercato, alle varie squadre, è chiaro, è un'opinione giornalistica, però intanto il giornalista che ha scritto questo e che ha reso pubblica questa opinione è uno degli esperti di mercato. Bene, al 7 dell'Inter, al 6 e 5 della Juventus, a quella, a livello Lecce è arrivato parentesi 5, parentesi dicendo: ho l'impressione testuale che per una neopromossa 13 acquisti siano troppi e non di valore, tutti da vedere. Dopodiché a fianco c'è un altro trafiletto. Ecco, a termine del mercato, i giocatori svincolati, cioè significa gente che tu puoi prendere pagandogli soltanto lo stipendio, e tu lo sai. Allora vedo gente svincolata e dico, questi saranno svincolati fino a dicembre, perché a dicembre qualche squadra si ripiglia. In testa ci metto quello che potrebbe far ridere, il Montolivo, che ha 35 anni, d'accordo, però è un signor centrocampista, Marchisio, se gli dai... Marchisio non verrebbe a Lecce, non viene per... Abate, nazionale, il terzino destro, ma capisci, ti rendi conto? Proprio quello che serve a noi. Vabbè Mario, guarda, allora, se fossi stato io, adesso noi dobbiamo rispettare le scelte fatte da Liberani e da Melussi, no? Su questo non ci piove, è chiaro, io come tifoso personalmente avrei fatto un altro discorso, cioè avrei, come abbiamo detto alla fine del campionato, a Lecce servono 6 giocatori, i quali dovevano essere 6 titolari che toglievano il posto a 6 titolari dell'anno scorso, quei 6 titolari dell'anno scorso diventavano panchinari e dalla panchina 6 dovevano partire, quindi un mercato semplicissimo, prenderne 6 e venderne 6, basta, questa è l'operazione. Invece si è scelta un'altra strada, speriamo che questa strada scelta da Meluso e Liverani, perché sono loro due, non è che il presidente Sticchi Damiani è intervenuto negli acquisti, o il dottore Di Cuori, o gli altri, con gli acquisti non c'entrano niente, la squadra è stata fatta
da loro due, da mister Liverani e dottore Peluso. E un'altra cosa. La società ha il grande merito di avere fatto 19.000 abbonati, allora, 18.000, non Mario, so quanti. Ho saputo che giochiamo sabato una partita amichevole con il Cosenza. Mi è venuto in mente Braglia, noi l'abbiamo detto 3 anni fa, io l'ho ascoltato sempre in ogni partita, in ogni posto partita, e Braglia è un allenatore particolare, sa dare un gioco alla squadra, è una brava persona, tutto, però è un po' fatalista. Lui più di una volta ha detto: ah, domenica dobbiamo giocare con il Surbo, e noi il risultato è già deciso, noi non lo conosciamo, però il risultato è già deciso. Allora io a volte ero d'accordo, a volte non ero d'accordo. Allora dico che la salvezza del Lecce è stata già decisa, è stata decisa nel mese di luglio e ad agosto, cioè se a luglio e ad agosto si è operato bene noi ci salveremo, se a luglio e ad agosto abbiamo sbagliato retrocediamo. Hai ragione. No, quello che dice Vittorio parzialmente mi trovo d'accordo, dico solo parzialmente, perché noi non avevamo bisogno di 5 o 6, noi avevamo bisogno di 2 esterni validi, perché Venuti andava via, infatti gioca nella Fiorentina, quindi sia Calderoni che Venuti potevano essere sostituiti da 2 giocatori che avessero nelle loro corde anche la difesa, come era questo Abate di cui hai parlato adesso, che veramente se ne era parlato anche durante il mercato e che io avevo già perorato in altre occasioni, e poi un altro, una punta, perché il centrocampo, ci aveva un centrocampo meraviglioso. Perché si deve andare a... Quello non si doveva toccare, hai ragione. Perché? Certo. Noi una punta fosse valida che... Ho un paio di punte servite. Sì, ma insomma una o due. Allora noi con 3 o 4 giocatori avremmo risolto. Perché questi 13? Non capisco. Noi raccogliamo l'appello che ha fatto Vittorio circa il sostegno e soprattutto quello non dovrà mancare. Raccogliamo anche l'appello che hai fatto tu dicendo... Ma speriamo nei vari miracoli strada facendo. Ma speriamo nei vari... Fammi aggiungere una cosa importante. La condizione va trovata però. Questi qui sono morti in piedi. Ragazzi, arriviamo sempre dopo, siamo di una lentezza esasperante. Bravo, però appunto questo non ti so senti. Se vogliono, io ho quasi 80 anni, ma se vogliono un preparatore atletico ti ce vado. Ti senti dire anche. Io come si fa? Sì, ma ti senti anche dire, Vittorio, Mauro, ti senti anche dire. Sì, ma questo qua è reduce da un infortunio, questo qua è tanto tempo che non gioca. Cioè sono delle scommesse. Cioè, voglio dire, ritorno sul concetto, che noi le scommesse le dobbiamo vincere, perché ove non dovessimo vincerle, signori miei, speriamo solo che se dobbiamo fare qualcosa che possiamo essere ascensore, salire e scendere. Mario, tu ti sei soffermato sul fatto delle scommesse, sono d'accordo con te. Ci sono un po' di scommesse nei 13 giocatori presi, però non dimentichiamo che a gennaio scorso, quando sentì io sta arrivando Tacizzi, sta arrivando Maieris, e chi sono questi sconosciuti? Maieris non toccava palla, no, non giocava, non toccava palla da 6 mesi a Mosca, quindi erano 2 grandi scommesse. Quei 2 giocatori sono stati importanti per la promozione, Mario. Allora illudiamoci. No, ma speriamo che succeda la stessa cosa con questi giocatori. Fammi dire una cosa che è fondamentale. Per potersi salvare c'è la necessità di avere una squadra che sia ricca di resistenza veloce, perché la resistenza veloce ti porta a essere primo sulle palle, e se agli avversari arrivi sempre secondo, gli consenti di fare tutto quello che vogliono. Per salvarsi bisogna arrivare primi sulle palle. La Serie A, Mauro, è difficile. Fanno pure gli avversari, la Serie A, capito, è difficile. Prepara i tuoi in maniera... La Serie A è difficile. Non sono preparati adesso. Non è la B e non è la C, quindi teniamo conto della Serie A. Arrivederci e buona fortuna a Lecce.